Il brufolo gigante, le occhiaie che fanno provincia, quel coso di aspirapolvere lì. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti oppure bentornati sul mio canale. Io sono Isa e oggi sono qui per mostrarvi tantissimi prodottini nuovi con i quali ho fatto questo make-up. Sarà un video lungo, quindi prendetevi qualcosina da sgranocchiare, una tazza di tè, un tè fresco, una cocchina fresca fresca, truccatevi insieme a me, insomma, trovatevi qualcosa da fare nel frattempo perché sennò non vi passa più. Ma comunque, come al solito, prima di lasciarvi al video vero e proprio, se vi va, lasciate un like, scrivete un commentino, iscrivetevi al canale e soprattutto andate a seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come isa-talking. Il primo prodotto che voglio mostrarvi è il What the Fake di Essence ed è un plumping lip filler con vitamina E e acido ialuronico. E adesso andiamo subito a provarlo. Allora, ovviamente io l'ho già provato, ma non sono stata a vedere se aveva effettivamente un effetto di plumping, ma sto più attenta a vedere se non mi pizzica troppo le labbra, se non mi irrita le labbra. Quindi, comunque, adesso ve lo mostro e poi mi saprete dire voi se secondo voi ha fatto qualcosa oppure no. Intanto che aspettiamo che il lip filler faccia effetto, andiamo a fare i nostri occhietti. Ho già messo il pigment primer di NYX perché oggi voglio mostrarvi la bellezza della palette di Natasha Denona, la Glam Face Palette nella versione dark. All'interno è fatta così, ha 5 ombretti, un illuminante e un blush. Qui c'è tipo il divisorio che io faccio fatica ad aprire e quindi lo apro così, eccoci, ed è super carina, mi piace tantissimo, l'ho ricevuta per il compleanno, se avete visto lo scorso video già lo saprete, ma oggi non andremo ad utilizzare il blush e lo shimmer, scusate, e l'illuminante, ma solo gli ombretti. Vi so già dire che comunque il blush è bellissimo, mentre l'illuminante è glitterato, quindi lì va veramente molto a gusti. Comunque vado a prendere un pennello da sfumatura e prendo Transition e ovviamente vado nella mia piega, nella piega dell'occhio, ecco. Ogni volta vi giuro, sempre sempre così. Dico che andrò a vedere come si chiama la piega dell'occhio in termine tecnico e non lo faccio mai, mi dimentico sempre. Comunque adesso vi mostro velocemente il make-up occhi fatto su questo occhiettino qui e poi passeremo alla base perché ho tanti prodotti da mostrarvi e vorrei evitare di tenervi occupati 50 minuti della vostra vita, tempo che io di solito impiego a truccarmi in video quando parlo, quindi vorrei evitare, insomma, probabilmente vi velocizzerò. Potrebbe essere che vi velocizzi un po'. Il mio solito eyeliner di Nabla che ho appena perso, eccolo, ovvero il Serial Liner di Nabla. E adesso vado a idratare il mio contorno occhi con il Vitamin Enriched Eye Base di Bobbi Brown, che sto amando follemente da mettere proprio come primer per il contorno occhi. Ne basta pochissimo
e va ad idratare super bene tutta la zona perioculare. È fantastico, solo che ho notato che è bene che si asciughi un minimo, solo che ho notato che diciamo che è bene che sia è bene che venga assorbito un pochettino prima di andarci sopra con il correttore, perché altrimenti rischia che faccia un po' di pellicine, un po' di grumi e che il correttore si separi. Quindi adesso lo vado a tamponare per bene e nel frattempo che la pelle lo assorbe, vado a prendere il mascara che voglio mostrarvi, e questo è di Diego Dalla Palma ed è il My Happy Toy. Io credevo fosse la versione dedicata a San Valentino del mascara originale, ovvero My Toy Boy. Invece no, è proprio un mascara, una nuova uscita che è stata fatta appunto per San Valentino, ma non è un'edizione limitata, non so perché ero convinta di questa cosa. È proprio un nuovo mascara e adesso lo andiamo a provare assieme, anche se ovviamente io l'ho già provato e ragazzi, cioè non potete capire, io ci ho pianto con questo mascara e non si è mosso di un millimetro, è rimasto perfetto, umidità, mascherina, non gliene frega niente, non sbava, non cola, rimane lì tutto il tempo. E sinceramente non so se sia un mascara waterproof, però di solito i prodotti waterproof con i miei occhi non vanno assolutamente d'accordo, iniziano a bruciarmi dopo 10 secondi. Invece questo mascara assolutamente no. Il che mi sembra stranissimo, quindi o è un mascara waterproof che fortunatamente non mi dà fastidio, oppure semplicemente è formulato per resistere alla qualunque. Cioè, veramente sono scioccata e nel frattempo continuo a stenderlo perché voglio mostrarvi quanto è bello. Cioè, è veramente bellissimo, pettina benissimo le ciglia, apre lo sguardo, le incurva veramente. Credo si possa notare benissimo la differenza. Wow, stupendo! Sono andata a prendere il mio cerchiettino perché ci occupiamo finalmente della base e andiamo a provare assieme la Col Parfait Nude di L'Oreal. Io ho la colorazione 2-3 Light, che è un pelino scura per me. E che mi fa intuire che non ci siano proprio tantissime colorazioni, magari mi sbaglio, ma comunque lo andiamo a provare assieme. È un siero colorato rimpolpante che ha all'interno l'1% di acido ialuronico puro. Io vado a prendere il pennello di Real Technique, questo è il Expert Face Brush, e vado con la pompettina a stenderlo sul viso. So che è una cosa che non andrebbe fatta, ma di solito io mi trucco in bagno, non mi trucco qui, e quindi in bagno sono molto più comoda a metterlo sulla mano. Oddio, liquidissimo! A metterlo sulla mano e poi lavarmi le mani. Qui invece no, quindi lo andiamo a posizionare con la pompettina e poi lo andiamo a stendere. Vedete che è un pelino troppo scuro per me, ma dopo lo andiamo a sistemare un pochino con il correttore, insomma, con la cipria. Vediamo cosa riusciamo a fare. Più che troppo scuro è proprio un po' tanto giallino. Io ho un sottotono neutro. Questo forse è un po' troppo giallo per me, probabilmente. Comunque, è super liquido, si stende benissimo, appunto la colorazione è quella che è, mi sento ancora più gialla, vista così. Non lo so, comunque la andiamo a stendere un pochettino anche sul collo e poi andremo ovviamente, come al solito, a passare anche la Beauty Blender per togliere l'eccesso di prodotto. Comunque vi dirò, la coprenza non è affatto male. Dalle recensioni
che avevo visto sia su Instagram sia qui su YouTube, mi hanno sempre fatto pensare a un fondotinta con una bassissima coprenza, quasi una crema colorata. Invece mi ricorda molto la coprenza del Dior Backstage. Quindi sì, una coprenza bassa, ma non bassissima, comunque medio-bassa. Ora, non so se si possa stratificare, non proverò oggi, se si può stratificare perché devo comunque andare a lavoro, quindi vorrei evitare di sembrare una torta con 10.000 strati di glass al di sopra, ma al momento devo dire che l'effetto mi piace molto, è satinato, non è troppo luminoso, ma è luminoso il giusto proprio come piace a me, insomma, il giusto per me. L'unica cosa, appunto, la colorazione. Ma adesso vediamo di sistemarla. Vado a mettere il contorno occhi, il correttore di Shiseido e poi torniamo per settare la base. Correttore messo e direi che si vede decisamente la differenza rispetto a prima e andiamo a provare adesso la Better Not Bitter di Beauty Bakery, ovvero la cipria di Beauty Bakery e andiamo a settare tutto quanto. Forse ho esagerato un po', sicuramente ho esagerato un po' qui che svolazza. Comunque, vado a prendere la spugnettina di Essence che sto adorando per fare setting e vado subito sul mio contorno occhi e ne metto tantissima, a quanto pare. Devo dire che questa cipria è super sottile, quindi non mi dà alcun problema con un correttore così idratante come appunto questo qui di Shiseido andare a fare proprio baking, perché a questo punto, oddio, dovrei tenerlo su un po' di più, ma non rischiamo, perché rischiare? Già così il risultato è bellissimo, non vedo perché dovrei rischiare di diventare appunto una torta super cakey. Bellissimo, cioè veramente stupendo. Setta ma non secca, fantastica. E infatti, vediamo se riusciamo a sbiancare un pochettino il fondotinta, andando sempre con la cipria e la spugnetta di Essence. Direi di sì, direi che la situazione è decisamente migliore qui. Oh sì. Decisamente meglio. Adesso vado a settare tutto il mio faciottino, anche qui sul collo, che appunto era diventato di un colore un po' troppo scuro per me. Adesso passiamo al bronzer, ovviamente il Glam Bronze Face and Body Bronzer di Morphe. Io ho la colorazione Megastar ed è stupendo, stupenderrimo, stupendissimo. L'unica cosa, essendo comunque molto aranciato, vado ad utilizzare un pennello ampio per andare a dare un effetto un po' più diffuso. Non voglio fare contour, voglio proprio andare a scaldare il viso e utilizzo il blush brush di Real Techniques e vado a prendere un po' di prodotto, batto l'eccesso. E vi mostro quanto è bello perché si sfuma benissimo, è un aranciato caldo super carino. Guardate che bello effetto. Perché anche qui è sì opaco, ma non è super opaco. Penso sinceramente sia satinato anche lui e mi piace un sacco. Veramente veramente bello e ripeto mi piace moltissimo utilizzato con un pennello ampio per andare proprio solo a scaldare il viso, non per essere precisa per fare un contour, perché vedete che è bello caldo, cioè proprio aranciato, quindi non credo sia proprio adatto per fare contour, per essere precisi. Credo che almeno per come piace a me l'effetto così diffuso sia la cosa migliore. Guardate che bello,
stupendo e mi durerà una vita, non so parlare oggi, mi durerà una vita, cioè ci sono 20 grammi di prodotto, fantastico. Tra l'altro ho notato che se non si sta attenti, siccome è super pigmentato, è anche molto scuro, quindi potrebbe darsi che anche quest'estate, quando mi abbronzo, potrei usarlo, stratificarlo bene magari. Mi piace tantissimo. Poi, blush. Questo blush è nuovo, fresco, fresco, ed è il Blossoming Beauty. Scusate, no. È il Multi Finish Floral Blush della linea Blossom Beauty di Kiko. Io ho la colorazione Natural Fresia, che è un blush neutro. Non ho mai acquistato blush di questo colore e volevo assolutamente provarlo. Ora vi do un attimo per guardare quanto è bella la confezione, quanto è bello il pack, stupendo. Vi faccio vedere anche un attimo, sì, l'ho messo qui, cioè bellissimo il pack in cartone così, stupendo. Stupendo anche il pack del blush, veramente molto bello. Profuma, non so di cosa, mi ricorda qualche dolce, tipo di amaretto, una cosa del genere, sa tipo di amaretto, e comunque è super super carino. E ha un particolare molto importante: di qua una parte luminosa e di qua invece completamente opaco, credo si possa vedere. Vado a prendere un pennellino, questo è di She Glam ed è un pennellino fluffy, tagliato, non so come spiegarlo, come dirlo, comunque lo vedete insomma, e trovo che sia perfetto per applicare il blush in polvere, e vado a mischiare le due parti. Ecco, questo non l'ho mai provato, infatti adesso ci andiamo pianino pianino a vedere quanto è pigmentato. Carino, caspita! Allora, mi sembra più rosato una volta sfumato, una volta prelevato, mi sembra più rosato che neutro, vi dico la verità. Però devo dire che caspita, non è male assolutamente. Oddio, dovrei andare a sfumarlo meglio. In video si vede proprio la chiazza. Dal vivo non è così evidente la chiazza, ma comunque è bello pigmentato, bello colorato, e ovviamente dovevo starci più attenta. Comunque adesso vado a sfumarlo per bene, comunque è veramente carino. Sapete cosa? Ne metto un po' anche sul mio nasino. Sì, 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 sì. Bello, 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 bello. Vado a fare la W che va tanto di moda adesso. Credo vada ancora di moda adesso. Comunque non lo so, mi piace molto l'effetto di rossore sul naso. Del tipo, forse sono un po' raffreddata. Chi lo sa, se sono un po' raffreddata oppure no. Oddio, forse non è il periodo storico giusto per queste cose. Però niente da fare, a me piace tantissimo. Comunque vado a sfumarlo di nuovo con il pennello del bronzer, il pennello di Real Technique che abbiamo usato come per il bronzer, e vedo che va decisamente meglio. State attenti, è bello pigmentato, insomma devo stare attenta anche io. E anche per questo video è tutto, fanciulli e fanciulle. Nel frattempo, nella speranza di rivedervi anche nel prossimo video, io vi mando un grosso bacio.